Punti di non ritorno furono anzitutto la decisione nel 64 da parte del gruppo di intervento che aveva assunto di fatto il controllo dell'Olivetti di cedere in 448 la divisione elettronica alla General Electric. La divisione elettronica era una grossa realtà perché aveva 3.000 addetti, grandi centri di studi, ramificazioni in varie parti d'Italia e anche degli Stati. Degli Stati Uniti avrebbe avuto bisogno certamente di ancora di altro sostegno, ma sta il fatto che come produttore di grandi calcolatori elettronici, in particolare il famoso modello ELEA 9003, la Olivetti occupava uno dei primi 5 o 6 posti nel mondo. Questa mannaia che si abbatté sulla Olivetti sezionando la parte elettronica dalla parte restante elettromeccanica fu un gravissimo errore di politica industriale, che nemmeno le esigenze finanziarie di allora giustificavano, perché sono state poi magnificate in seguito, ma non erano così drammatiche da dover vendere i gioielli di famiglia di corsa, come invece avvenne. Un secondo punto di non ritorno si ebbe pochi anni dopo, perché un certo numero di ingegneri erano rimasti nella Olivetti e avevano inventato niente meno che il primo computer da tavolo del mondo. Il primo computer da tavolo del mondo non è stato un Apple, non è stato un IBM, è stato un Olivetti, che non aveva il display a cristalli liquidi come hanno oggi i calcolatori, i computer, perché non esistevano ancora i cristalli liquidi, ma che era a tutti gli effetti un calcolatore elettronico di piccole dimensioni che stava su una scrivania e che faceva era in grado di risolvere equazioni molto complicate, ad esempio per la gestione delle officine. Fu presentato negli Stati Uniti nel 1965 al Salone dell'Automazione per l'Ufficio, ebbe grande successo, ne furono prodotte molte decine di migliaia di unità, ma anche lì avrebbe avuto bisogno di reinvestimenti, di non adagiarsi sugli allori. E invece la produzione di piccoli computer nati da un'idea geniale di Pier Giorgio Perotto, si chiamano Perottine queste macchine, fu quindi abbandonata, ma nel contempo anche la tradizionale produzione elettromeccanica entrava in crisi perché ormai era sconfitta dall'elettronica venuta dall'est. L'Olivetti sperimentò sotto la guida di De Benedetti un periodo breve ma significativo di successo nel campo della produzione dei personal computer, che a questo punto erano dei computer di tipo simile a quello dei grandi produttori mondiali, che la Olivetti assemblava utilizzando parti che provenivano un po' da tutto il mondo. Comunque, pur operando prevalentemente come un assemblatore, per alcuni anni le macchine dell'Olivetti, come ad esempio la famosa M24, ebbero un notevole successo e furono in grado di portare l'Olivetti per alcuni anni a livello di primo o secondo produttore europeo di personal computer. Poi però venne quello che si poteva prevedere quando si montano materiali prodotti da altri, che il montaggio di per sé non basta ad assicurare un elevato valore aggiunto e dato che la globalizzazione imponeva sempre più di badare bene al valore aggiunto, l'impresa del personale del computer ebbe termine. Il punto critico fu che la Olivetti, diversamente da altre imprese di allora e diversamente da quasi tutte le imprese contemporanee, e non era un agglomerato di pezzi diversi, era un'azienda fortemente integrata, dalla quale era molto difficile separare dei pezzi. Oggi in molti gruppi economici, in molte holdings, si trovano fianco a fianco aziende che fanno un mestiere, svolgono produzioni del tutto differenti tra di loro, che quindi possono essere cedute, vendute senza che il corpo centrale
tenere esetta. Nel caso dell'Olivetti questo era molto più difficilmente fattibile, perché estrarre da una produzione così integrata o le calcolatrici elettromeccaniche o le stampanti o altri pezzi era un po' come tagliare dei pezzi o rimuovere dei pezzi da una macchina funzionante e poi pretendere che funzioni lo stesso. Se un'azienda è fatta da tante macchine simili si può vendere qualche macchina, ma se l'azienda è un'unica macchina non si possono vendere il volante, la ruota, la carrozzeria. Ma lì avvenne che l'azienda fu ceduta a un altro imprenditore venuto da fuori, con la Ligno, il quale pensò bene di cercare di conquistare la Telecom, ma per fare questo aveva bisogno di capitali, e quindi cedette la Omnitel, che, ripeto, stava diventando un grande successo, alla tedesca Mannesmann, che di lì a pochi mesi fu assorbita dall'inglese Vodafone, che quindi si ritrovò, senza colpo ferire, metà del mercato della telefonia mobile italiana in mano. E oggi noi siamo sì il più grande mercato di telefonia mobile d'Europa, però diviso tra un gestore straniero, la Vodafone, e la TIM. Anche se la situazione è molto, comunque, è giunta ad un altro punto critico, ad un altro punto di possibile non ritorno, perché ormai il vero gigante mondiale della produzione informatica è l'India. E dato che gli ingegneri indiani sono pagati 5-6 volte meno di questi ingegneri e sono altrettanto bravi, sarà molto difficile recuperare terreno anche su questo fronte. A partire dalla fine anni 80, inizio anni 90, in Italia, ma anche in Europa, a partire dagli Stati Uniti, si è diffusa una concezione dell'impresa come un'entità prevalentemente finanziaria, e per la quale la produzione materiale, la produzione fisica è una sorta di accidente necessario, di necessità a cui in qualche modo si deve far fronte, ma di cui si farebbe volentieri a meno. Cioè la concezione agli antipodi, la concezione olivettiana dell'impresa. Bisognerebbe contrastare, superare questa idea per recuperare una nozione di impresa come l'impresa come fabbrica, anche se fabbrica sistemi informatici invece che macchine a calcolo elettromeccaniche.